tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it. A leggere i numeri ci sono i paradossi del calcio, perché il Cagliari dal 1 ottobre al momento attuale sarebbe la quinta squadra in classifica. Direte voi, ma per che cosa? Per il valore della rosa acquisito, cioè il passaggio da un valore ad un altro. Negli ultimi 10 mesi, praticamente ottobre, facciamo il calcolo di 2, sì, no, anche meno, 7 mesi, il Cagliari ha acquisito un valore in aumento del 23,9%, passando da un valore della rosa del 63 milioni circa a una rosa di 78 milioni e piazzandosi dietro solamente tante squadre, quella che peraltro vincerebbe il campionato da questo punto di vista, paradosso, è il Frosinone appena retrocesso, che ha visto la sua rosa passare da una valorizzazione di 54 milioni a 103 milioni. Ecco perché molte volte noi tifosi non capiamo bene quello che succede, perché i valori che ci sono all'interno di un bilancio economico sono diversi dai valori che poi vengono espressi in classifica. Cioè, pensare che il Frosinone passa ad un aumento dell'88% della sua rosa, arrivando a 103 milioni, pensate, per quasi 30 milioni in più rispetto al Cagliari, ci dice un po' di come funziona questa realtà. Le cosiddette plusvalenze che determinano le soddisfazioni di cassa, che non sono le stesse soddisfazioni della classifica, perché molte volte succede che invece in classifica i numeri siano tutt'altro che così alti. E pensate un po' all'altro vantaggio, cioè il Frosinone passa da 54 milioni di valore della rosa a 103 e quindi con un aumento dell'88% con la possibilità di incassare addirittura retrocedendo ancora di più. Quindi, come vedete, molte volte in quelle che sono i conti da ragioniere si vince in altro modo e sono le cose che un po' fanno da tortura al nostro calcio. Il Cagliari deve ripartire però da questa valorizzazione, 15 milioni in più di valore della rosa, che vanno distribuiti in diversi calciatori. Quelli che hanno acquisito maggiore valore sono certamente Matteo Prati, sono ad esempio Zito Luvumbo, sono Alberto Dossena, ecco tutti i calciatori che sono distinti. E qui devi fare il tuo ragionamento: mi fermo o continuo? Cioè, li vendo subito, visto che hanno prodotto subito un vantaggio, oppure ho la pazienza di vedere un po' se riesco ulteriormente a farli crescere per poterli vendere a un prezzo diverso? E sono i quesiti che molte volte si pongono le società, quelle che hanno paura che magari poi ci possa essere un decremento del valore, vendono subito quel che è stato valorizzato nell'anno e cercano di prenderne altri, una politica che va assolutamente contraria a chi nella piazza chiede invece di far crescere i risultati, perché tendenzialmente, se vuoi far crescere i risultati, devi mantenere quelli che sono i giocatori che hai valorizzato e che stanno crescendo e eventualmente compensare con qualche altro che possa essere come loro in prospettiva un giocatore che cresce. Ma chissà quali saranno i ragionamenti che verranno fatti in cassa. Ma sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it.